La prima cosa che mi viene da dire, riferendomi al sindaco di Lodi, è che il sindaco di Lodi potrebbe domani, se dovesse passare il referendum confermativo sulla revisione della Costituzione del Presidente del Consiglio, può tranquillamente, tecnicamente, diventare un senatore. Può tranquillamente diventare un senatore come il vicepresidente regionale della Lombardia, quel Mantovani che oggi ha avuto il coraggio di presentarsi all'interno del Consiglio, dell'Aula del Consiglio regionale della Lombardia, nonostante arrestato fino a ieri e liberato per un inghippo di natura più burocratica, ma certamente non per la gravità dei reati che gli vengono contestati. Ormai non fa più notizia gli arrestati del Partito Democratico, però guardate, a noi interessa, il Movimento 5 Stelle si presenta come forza di governo, a noi ci interessa che questo pacchetto anticorruzione, la carta dell'onestà che lanceremo appunto nei prossimi giorni, possa diventare legge dello Stato. E se non vogliono continuare a perdere elettori e perdere la faccia, i Renzi, i Guerini, gli Orfini, le Serracchiani devono leggere le nostre proposte e approvarle in Parlamento. Loro attualmente hanno la maggioranza, noi possiamo soltanto fare proposte, lo stiamo facendo. L'agente provocatore, il DASPO per i corrotti e per le imprese che corrompono per ottenere degli appalti pubblici, la riforma della prescrizione. Assurdo che non si arrivi a sentenza o di condanno o di assoluzione. La prescrizione va sospesa quando c'è il rinvio a giudizio. Se poi il Partito Democratico pensa che questo sia eccessivo per il loro standard, siamo disposti anche a trattare e ad arrivare ad un accordo affinché la prescrizione venga sospesa quando vi sarà condanna in primo grado. Così si arriva a sentenze e i delinquenti andranno finalmente in galera, perché in questo paese i colletti bianchi non vanno mai in galera. Esiste una questione morale secondo lei? Esiste nel PD una questione immorale. Lo vediamo ogni giorno, insomma, posso ricordarveli: Trivellopoli, Mafia Capitale, Expo, Mose, Genovese, Francantonio Genovese arrestato perché si sono rubati i fondi destinati ai giovani siciliani, lo scandalo sanità in Lombardia, l'arresto di Mantovani, quelli che mangiavano pure sulle dentiere, quello della Lega che si nascondeva i soldi dentro il freezer forse per congelare i beni, i scandali sanità in Calabria, non lo so, sono innumerevoli. Nelle ultime due settimane, in 14 giorni, è stato sciolto il comune di Brescello per mafia, a guida PD, primo comune dell'Emilia Romagna sciolto nella storia della Repubblica Italiana per mafia. C'è stato lo scandalo, l'ennesimo Gomorra PD con il presidente del Partito Democratico Campano sotto indagine per associazione stampo camorrista, per diciamo concorso esterno, e oggi l'arresto del sindaco di Lodi, di fatto braccio destro appunto del vice segretario del Partito Democratico Lorenzo Guerini. Cos'altro deve accadere? Tanto accadrà in un'altra settimana, ci saranno altri scandali. Cioè l'unica cosa che va cambiata appunto è, cioè, a me non interessa, li ricordo perché poi è drammatico, perché siamo molto, c'è rabbia perché vedi che i servizi tagliano i servizi e questi continuano a mangiare su tutto, rubano su tutto. Abbiamo un pacchetto, abbiamo una carta dell'onestà, abbiamo delle soluzioni e chiediamo appunto che possano diventare legge dello Stato. Senta, ma è in corso una guerra tra politica e magistratura secondo lei? No, è in corso una guerra tra cittadini onesti e ladri, molti dei quali appartengono alle forze politiche, e le forze politiche non li sbattono fuori perché evidentemente gli portano pacchetti di voto. Questa è l'unica guerra che vedo nel paese.